Chi è? Oh, lo scrittore? Eh? Ma tu non sei Katagiri? Yagami, che bella sorpresa. Siamo un barbone, sembra. Vestito in giacca, ma... Ti va di berci qualcosa? Offro io. Comunque, Kawada mi ha detto che sei un detective. Proprio così. Non è che puoi raccontarmi qualche storia? Sono sicuro che mi tornerebbero utili per il mio ultimo romanzo poliziesco. Visto che offri tu da bere, non vedo perché no. Ottimo, perché non cominciamo da un caso che ti è rimasto particolarmente impresso? Qualcosa di indimenticabile addirittura. Quello indimenticabile non l'abbiamo ancora finito. Quale caso potrebbe servire meglio di ispirazione per un romanzo poliziesco? Bombarolo? Poliziotto, un trio di depravato? Direi di no. Palla di Amane? Di un amico? Ma anche quello di un amico non era brutta come cosa. Sai chi è Onomicho? Intendi la mascotte di Hiroshima? Proprio lui. Qualcuno ha indossato il suo costume per fare una rapina. Sono riuscito a rintracciare il colpevole. Una rapina vestita da mascotte. Non so se bisogna più se non so se bisogna essere più coraggiosi o stupidi, manca. Ma ultimamente qua la traduzione franca ci lecca. Altri casi, fai pure. Possiamo parlarci subito. Ti ha pregato. Risulta lì. Magari uscendo e rientrando. Yagami-san. Mancato il caso interessante. Qual è il bombarolo? Una volta ho dovuto fermare un bombarolo seriale, è stata una situazione di poco esplosiva. Quindi sei stato tu a risolvere quel caso? Sì. Dopo essere stato licenziato, ha deciso di piazzare bombe per tutta la città per vendicarsi al suo ex datore di lavoro. Assurdo, hanno fatto bene a tenere la storia segreta al pubblico. A volte la realtà è peggio della finzione. Parla del trio depravato? Hai mai sentito parlare? No, raccontami. Praticamente era un gruppo di pervertiti e agivano per conto proprio, ma tutti pensavano che fossero in combutta. Per questo li chiamavano il trio depravato. Davvero, interessante. Dovrò cambiare qualche dettaglio qua e là, ma un'ottima idea. Ce le fa fare tutti adesso? Parla di Swan Shi. Beh, anche questo, sì, il cane. Una volta ho dovuto cercare un gatto chiamato Swan Shi. Quindi stavi cercando un gatto? Ed era un vero e proprio caso? Beh, sì, ma... Gatto in realtà era l'unico modo per trovare il tesoro nascosto del boss. Forse Wang San sarà già diventato ricco sfondato. Alla diamante. Una volta ho conosciuto una chiaroveggente che era una forza natura. Sembrava una volta ho conosciuto. Cioè, basta, l'abbiamo già dimenticata. Sembrava veramente fosse in grado di percepire la sfortuna delle persone. Che storia incredibile. Comunque. Moroso stava per essere inghiottito da un mare di fiamme. Che paura, eppure parla del piromane. Sarei curioso di sapere cosa ha da dire su di me. Veramente questa è una fabbrica continua di cose. Quindi forse li accetta tutti e poi bisogna tornare quando ne abbiamo un'altra, in teoria. Ha sentito cosa è successo a Gamo, il tipo che è evaso dalla prigione? Sì, ho letto che è stato arrestato da poco. Sono io che l'ho catturato. Ma va là? Figurati. Beh sì, ma... Alla fine voleva solo mangiare un hamburger decente. Non era una cattiva persona, no? Quindi non era chissà che come criminale pericoloso, come dicevano al telegiornale. Sono sicuro che era un tipo a posto. La
L'appartamento infestato. Una volta mi hanno chiesto di catturare il fantasma che infestava l'appartamento nuovo di un cliente. Ma non ci posso credere. Comunque, alla fine il fantasma era la fidanzata del cliente stesso. Ah, che storia. Sembra una coppia bella strana. In tutti i sensi, anche come faccia. Guarda, Koi Bride. Una volta c'era un laghetto per la pesca chiamato Koi Bride, dove molti dei pesci sono stati misteriosamente trasformati in sashimi. Ma non ci posso credere. Comunque, alla fine pare che molti pesci siano stati uccisi solo perché uno di loro aveva inghiottito un anello di diamanti. Wow, assurdo che così tanti pesci siano stati macellati per farne dei sashimi. L'assurdo è che i pesci vengano macellati per diventare sashimi. Grazie per aver condiviso queste belle esperienze con me. Ci potrai scrivere delle storie incredibili. Spero che non ti dia fastidio, ma mi sa che hai ispirato il mio prossimo bestseller. Ah, qua, ce l'abbiamo fatta comunque a chiuderlo. Sono sicuro che Kawada, ne sarà molto felice. Spero proprio di sì. È sempre il primo che legge i miei libri. Se non lo approva lui, allora non se ne fa niente. Sembra un tipo facile da convincere. Ma sono sicuro che il tuo prossimo romanzo non lo deluderà. Non vedo l'ora di leggerlo, io no. Allora, mi metto subito al lavoro. Ci vediamo se ti sorride. Ciao, ciao, ciao. Vediamo un attimo che è sparito. Qui avremmo finito in teoria se non ci fosse stato che abbiamo ancora Sukino per un attimo. Non mi pareva. Vediamoci qualche altra volta. Certo, grazie per avermi invitato a fuori. A presto. Ok, siamo al 5, però non siamo con lei. Prima è nata. Vediamo. C'è ancora questo che magari dà anche qualcosa di importante, ma io non so come farlo. Questo è quello del Beslo, questo è quello che non riesco a capire dove cavolo è nascosto. Non è sotto le piastrelle del... Questo è... Questo non possiamo più farci niente. Resta questo. E boh, è Madoka in un qualche modo. Questo qua in realtà non ho ancora capito cos'è che vuole esattamente. Finisce con lui quando abbiamo... Aspettate. Magari finisce con lui quando abbiamo finito... Per fortuna Zucchino. Quando abbiamo finito tutti con i... Boh. Tutta la banda in teoria. Grazie per il tuo aiuto oggi. Sono appena tornato da colloquio. Com'è andata? All'inizio ero un po' nervoso, ma poi me la sono cavata bene. Davvero? Sì, appena ho iniziato a chiacchierare di disegni e anime mi sono rilassata. Forse avrei dovuto essere più seria, ma mi sentivo davvero a mio agio. Ho persino riso un paio di volte. Spero di essere andata bene, spesso chiaramente quanto ti aspetti, vero? Credo di sì. Allora devi solo aspettare e vedere cosa ti dicono. Io, come dicevo... Qua si tratta di decidere. Pare che in realtà vorrebbe dire allungare ancora e già siamo un po' limite in realtà, perché aver fatto tutte queste qua mi rendo conto. Io spero che voi le abbiate saltate se non vi interessavano. Se secondaria qua dico, però intendo dire averle fatte tutte così in seguito per parecchi episodi. Davvero parecchi episodi, ovviamente non è il massimo. Ma qui si può salire? Cos'è ste posto? Conchiglia? Sto dicendo che qua sarebbe da decidere, sarebbe da sbloccare per dire l'ultimo dei... per portare tutti i medikit possibili.
Poi basta, a quel punto lì non ce la possiamo fare a fare altro e niente, li spendiamo nelle X. Non si sono ancora fatti vivi. Pensare, ce n'era tutto bene. Vero, potrò pensare a cosa fare dopo se mi scartano. Intendevo dire che non ha senso stare in apprensione. Sì, hai ragione. Certo, la cosa più utile è quella di andare in giro con... più medikit possibili. Anche se, lo ribadisco, a me non preoccupo io. Speriamo, speriamo. Ho ricevuto una telefonata dall'azienda. Che cosa hanno detto? Beh, mi hanno assunta. Lavorerò con loro. Oh, congratulazioni. Però lavorerò con un contratto annuale prima di diventare dipendente a tempo pieno. Pare che tutti inizino così. Beh, annuale. Ok, ti va bene? Sono un po' titubante a dire il vero, ma credo che me la caverò. A quanto pare passerò al tempo pieno appena riconosceranno il mio lavoro. Ce la metterò tutta. Sono orgoglioso di te. Finalmente sei dove volevi arrivare. Andrai alla grande. Yagami, devo dirti una cosa importante. Posso rubarti un po' di tempo? Sì, certo. Però basta freccette o altre cose. Allora posso raggiungerti in ufficio? Perfetto, va bene. In ufficio mi piace. Vediamo stasera. Allora. Dai. Facciamo come dicevo. Anche se siamo arrivati al dunque, quasi al dunque. Questo scusa cos'è? Ok, il sexy show presunto. Niente, andiamo a prendere. Potenziamo al massimo i medikit trasportabili, li compriamo tutti. Basta. Poi andiamo allo zucchino. Niente, ci prepariamo poi per la parte finale, direi. Mi molli, mi molli, mi molli, mi molli. Ma dobbiamo anche farci curare. Prima di farlo comunque salviamo lo stesso, non si sa mai. Cambio idea, ma credo. Ok. Tecnica. Super frigo. Poi vedremo. Cosa fare? Yagami-san. Yagami-san. Allora. Ufficio.
spero che non ci rompano le palle. Non... che altro non voglio altre ferite mortali in questo momento. Vai, vai. Beh, in teoria va bene così, perché loro sono indietro. Appena siamo più o meno in ufficio dovrebbe annullarsi. Che perfezione. Grazie per aver ricevuto, Yagami. Ci mancherebbe, siediti, per favore. In realtà con lei non è che sia stata una storia intrigante, nel senso... Cosa c'è? Che succede? Ma sei venuto di nuovo vestito così? Dovevi venire un po' più attraente, no? Niente, sono solo un po' sconvolta. Non c'è l'orecchino. Forza, mettiti comodo intanto. Giusto? Hai ragione. Che siamo dei psicologi col divano e... Forza, ascoltare queste donne. Congratulazioni per il lavoro. Grazie, non ce l'avrei fatta senza di te. Non sminuirti. Sei stata tu a fare tutto il vero lavoro. Ma non voglio nemmeno sopravvalutarmi. Grazie comunque. È un contratto annuale, pertanto devo tenere a mente il fatto di essere sempre sotto esame. Andrà bene, concentrati sul dare il meglio di te. Sì, puoi contarci. La situazione. Hai detto i tuoi del nuovo lavoro? Ah. Sì, come l'hanno presa, si sono arrabbiati. In realtà, penso che Ryuzigen li abbia convinti. Ryuzigen? Ryuzenji? Sì, ha fatto visita ai miei genitori e ha chiesto loro di sostenermi. Quando hanno esitato si è praticamente messo in ginocchio e li ha implorati. Wow, si è spinto davvero lontano. Sì, credo che non abbiano potuto dire di no all'erede del gruppo Ryuzenji. Quindi al momento sono dalla mia parte. Sono davvero lieto di sentirtelo dire. Oh, ad ogni modo... Sì? Qual è questa cosa importante che devi dirmi? A questo proposito... Stai bene? Sì, ora che abbiamo parlato un po', sono pronta a condividere quello che servono nel mio cuore. Okay. Ma sono ancora super nervosa. Ho cantato vittoria troppo presto. Ancora di più che durante l'intervista. Non ti preoccupare, aspetterò per tutto il tempo necessario. Ok. Un bel respiro. Yuzo. Ano. Yagami-san. Favore. Vuoi fare sesso con noi? Ah, ok. Non lo so. Favore. いいですか？依頼とか相談とかそういうのがなくても私ヤガミさんと一緒にいたいんです。なぜかって言うとですね。 その志望動機じゃなくて理由はですね、これからも八神さんとたくさんお話ししたり一緒にいろんなところに出かけたりしたいんです。だって八神さんのことが。
好きだから。Cucciola, Don Giovanni, trofeo. Beh, questa sì che è una sorpresa. Scusami per aver tirato fuori questa cosa così da nulla. Ho pensato che non potevo perdere questa opportunità non dicendo niente. Non potevo lasciarti andare così. Sto soltanto seguendo il tuo consiglio. Smettila di pensarci troppo e lasciati andare. Non è così che prendi le cose. Ma perché proprio con me, con tutti quelli che ci sono? La stai rifiutando, vabbè. A un certo punto mi sono accorta di provare dei sentimenti per te. Ma, a differenza di me, tu sei uno spirito libero che vive in base alle proprie regole. E per questo ti ammiro molto. Grazie. Credo di averla una risposta. Accetta il suo amore. Però non è convinto. Mettiamoci insieme. Ok. Tu lo pensi davvero? Che cattivi che siamo. Sì, io provo le stesse cose che provi tu. Voglio passare più tempo con te. Conoscerti più a fondo. Più a fondo, eh. Yagami. Non ci siamo. Questo si chiama tradimento, o no? Wow, aspetta, aspetta. Ho trovato il lavoro dei sogni, un ragazzo da sogno, sta succedendo davvero? Forse è tutto nella mia testa e mi risveglierò così all'improvviso. Se è così non voglio svegliarmi nemmeno io. Yagami, ho fatto la cena alla Nanami, mi sa, eh. Mi hai reso così felice che potrei piangere. Allora non ci resta che essere felici insieme, mi dispiace per Nanami. Avrei una richiesta però. Di che si tratta? Voglio che tu mi chiami per nome. Davvero, ormai si è abituato, ha capito che l'antifona è questa. Quando ci si mette insieme bisogna chiamarsi per nome, prima no. Perché? Ti mette a disagio? No, non è che mi... voglio dire, posso provarci. Takayuki-san. Credo che ti ci vorrà del tempo per abituarti. Hai ragione, abbiamo fatto una promessa che abbiamo già rotta. Adesso ci vede Nanami. Bene, teniamoci in contatto. Sì, ti aspetterò. Ne parlare con Yusuke, vero? Per il momento credo sia meglio di non dirgli nulla. Spero che non chiederà a me di indagare sul suo fidanzato segreto. Sarebbe anche capace di farlo. Che mi dici di Ryuji Genji? Genji-Genji-Scan? A lui dovrò dirlo. Sì, non è una brutta idea. Anche se non vorrei assolutamente farlo. Speriamo che non inizi ad andare fuori di testa. Bene, a presto allora. Non lo so se c'è qualcos'altro. Se dovesse uscire, se si ripresenta per esempio quello. Boh. Credo di no. Credo che arrivi qui e basta. Poi puoi uscire così, ma... D'accordo, allora tra me e Tsukino la cosa è ufficiale. Spero che la nostra sia una relazione destinata a durare a lungo. 200 punti tecnici. Ormai saremmo stati 18.000, ma vabbè. Ci sono cose... c'è troppe cose più utili di basarsi solo su quello. Ma no, ma perché sei andato lì? Ma poi cos'è che era alla fine? Forse da aggiungere, aggiornare? Non abbiamo niente, no? Infatti non abbiamo perso tempo con nulla, quindi... qui appunto non c'è niente di nuovo, ricontrolliamo, ma lo so, appunto. Abbiamo questo a livello 35, ma siamo a 31. Boh, non lo so, lo vedo veramente complicato quella faccenda. Ma comunque ormai ho deciso che adesso continuiamo con la storia e basta. Abbiamo preso tutto. Ah sì, bisogna fare scorta di cibo, scorta di alcol magari. Prima di partire serve da fare una cosa così. Vediamo il popolo, vediamo un attimo. Torniamo qua, riposiamo e...
Vediamo per curiosità cosa possiamo portarci. Quindi medikit li abbiamo tutti, tutto maxato. Lo vediamo. 10 10 10. Ah sì, insomma, mi dimentico che qua bisogna mettere... Allora aspetta un attimo, 4, ok, qua possiamo prendere questi. Questi. Ok, sacchi, ok. Il caffè ci abbasserà il coso, vedi che c'è il caffè? Quindi portiamo anche il caffè. Energy drink. Birra che scende giù con piacere. Ok. Questo l'abbiamo preso, questo l'abbiamo preso. Non c'è nient'altro. Questo forse. Cioè, io sto esagerando la grandissima, sono sicuro che è super esagerata la cosa, però... Ok, abbiamo raggiunto il limite. In realtà avrei voluto prendere più alcol, però... Sì, c'è un limite. No. Aspetta. Il nostro negozio preferito questo. Andiamo sempre da lui. Non è che c'è. Vedere se c'è la pietra, qui non c'è. Vediamo se c'è qua. No, non c'è, non mi fa entrare. Ah, ok. Niente, non appare nemmeno in questo caso. C'è, boh, ma c'è possibile, è passato del tempo, ma cos'è, bisogna, deve fiorire da terra. Niente, quello che ci resterà da fare, adesso passiamo la notte, ci resta decidere di come assegnare i punti. Passiamo la notte.